a Bellinzona con Giuseppe Piccioni che presenta L'ombra del giorno alla edizione 2022 di Castelli in Aria. Giuseppe, com'è nata l'idea di girare la maggior parte delle scene nel caffè Meletti di Ascoli? Ma è stata un'idea che non era assolutamente stata prevista, perché la storia doveva essere ambientata a Roma. Non era ancora iniziata la preparazione, però una sorta di pre-preparazione, primi sopralluoghi essenziali, perché il caffè, o meglio, quello che avrebbe dovuto essere il ristorante, era un luogo centrale del racconto. E È quasi un allora, protagonista, è quasi uno dei protagonisti. sì, è determinante, insomma. E allora a Roma era dura trovare un ristorante. Era non solo riadattare uno spazio vuoto, trovarlo era impossibile d'epoca, però riadattare uno spazio vuoto, anche qualora avessimo trovato un ristorante perfetto per l'epoca, c'era poi sempre il problema del traffico, del rumore, fermare le macchine, ma non siamo nemmeno riusciti a trovare nemmeno quello, però sicuramente Roma è diventato un luogo dove devi mettere nel conto che ha una grande dispersione di tempo, È un grandissima. posto più E allora complicato. un giorno, io sai che sono di Ascoli Sì, sì, Piceno, sì, sì. io ho fatto il mio primo film ad Ascoli. E un giorno sono tornato da Ascoli così per delle cose che dovevo fare, trovare i miei fratelli. E mi sono seduto lì a prendere un caffè dietro il caffè Meletti e guardavo fuori e ho detto, ma questo è il luogo migliore che io potessi immaginare di avere. Poi sapendo della disponibilità su cui potevo contare della cittadinanza e tutto il resto, ho chiamato Riccardo e ho detto, Riccardo, l'abbiamo trovato però ad Ascoli. Riccardo, tu sei matto, ma dove andiamo? È iniziata la preparazione, sei matto. Allora l'ho mandato qualche foto, un video, e lui mi ha richiamato dopo 10 minuti, mi ha detto, tra 2 giorni vengo giù, organizzo una riunione con... E in effetti è stata una scelta giusta, perché poi abbiamo riguardato un po' la sceneggiatura, però anche questa storia, mantenendo la distanza col fascismo romano, secondo me diventava ancora più interessante, Rendeva perché anche poi più. davvero con la dichiarazione di guerra e con le leggi razziali, anche in provincia comincia a sentirsi il peso delle decisioni prese a Roma, no? Poi rendeva più, forse migliore, il personaggio di Musella che faceva il gerarca, lo Perfetto, rendeva più perfetto. centrale. Sì, assolutamente, A Roma ci assolutamente. sarebbero Anche stati perché altri ci si sopra di lui. conosce tutti, no? C'è tutta quest'area un po'. Il fascismo sembra nascondere il suo volto peggiore, no? Con questa idea del ci conosciamo tutti alla fine. Hai scelto ottimi attori, al di là di Scamarcio, della Porcaroli, di Musella, anche i comprimari sono perfetti. Sì, sono contentissimo, anche Vincenzo Nemolato, che è questo cuoco, che è un bravissimo Sì, e attore, anche sono il signore in contentissimo. cucina sono stati Anche il molto. ragazzo, il cameriere, il giovane cameriere biondo, un po' fascista. È stato, sì, siamo Sono stati... molto adatti. Uno dice siamo stati fortunati, non perché io non abbia fatto di tutto per scegliere la cosa migliore, però che a volte è vero che le cose... I pianeti si allineano, poi questa cosa qui è il film, questo affiatamento, questa armonizzazione delle varie parti, è molto felice. Cosa rende una storia interessante da farci un film? Ma io ho una mia teoria molto personale, perché io non sono mai stato un regista punta a quella libertà che ti rende anche marginale, no? Un po' che a me piace di stare dentro questo mondo, l'industria, mi piacciono i posti a sedere che devono essere riempiti, biglietti, titoli di testa, di coda. Però è come se volessi attraversare quella strettoia che c'è tra
cinema industriale, uno sguardo più personale, la possibilità di attraversare questa strada difficile, perché mi piace il cinema dove il profilo di un autore si vede anche dietro le storie, no? Com'era un certo cinema. Io amo Bergman, ma amo anche Billy Wilder, Cooper, Truffaut, e quindi sono tutte persone che comunque hanno avuto a che fare con la ricerca, anche con un'idea di spettacolo, una ricerca di pubblico, però uno spettacolo che non è uno spettacolo fine a se stesso. Ecco, appunto, da poco ti sei dato la regia teatrale. Come cambia l'approccio rispetto al cinema? Ma è stato bello perché è stata la vissuta senza nessuna preoccupazione. Ho detto, non devi pensare che tu non puoi fare uno spettacolo teatrale da un giorno all'altro. E nello stesso tempo sarà perché eravamo ancora in pandemia, cioè perlomeno era tra la prima e la seconda ondata, abbiamo avuto quel momento di grande speranza e quindi abbiamo sentito, sia io che gli attori Filippo Timi e Lucia Mascino, abbiamo vissuto questa sensazione che non poteva essere uno spettacolo qualunque. E quindi io mi sono sentito davvero senza censure, con una grande sensazione di libertà. E lo spettacolo è andato molto, molto bene, non solo nelle Marche, ma a Milano, a Firenze, nelle varie piazze. Quest'anno adesso ritorniamo in scena per andare a Roma, a Napoli. E siamo stati molto contenti. Per me è stata un'esperienza splendida, anche un po' liberatoria, no? Tirarmi fuori per un momento dalle ossessioni del cinema. E anche in questo caso gli attori sono stati importanti. Beh, io c'avevo due attori fantastici perché non facevano le solite cose che loro fanno in teatro. Diciamo l'aspetto della commedia anche stravagante, anche generosamente eccessiva che fanno Filippo e Lucia non c'è, però sicuramente in questo spettacolo c'è una grande energia, grande fisicità e anche cose che non mi appartengono. Io per esempio, se tu conosci i miei film, come sai, io punto a una recitazione che è una sorta di underplay, no? Sì, molto non pacata. Non sono uno, anche la litigata io la faccio pacata, una specie di coltellata silenziosa quasi. E invece lì mi sono appassionato anche alla voce teatrale, alla musica della voce teatrale. E quindi per me avere loro ero veramente contento. Mi svegliavo la mattina e ero contento. Ah, vedo Lucia e Filippo, cosa faremo oggi? Era molto divertente. Grazie a Giuseppe Piccioni e andremo a vedere L'ombra del giorno. Lo spero.